È ormai più di un mese che ho il mio cane, Nika. All'inizio ho provato a fare tutto da autodidatta, stava andando pure bene, secondo me, ma poi sono arrivati i problemi, perché è entrata nella fase adolescenziale, quindi adesso incomincia a rincorrere un po' i maschietti, si fa odorare, insomma, sta diventando una ragazza un po' monella. Ed è per questo motivo che oggi siamo con un esperto. Marco. Buongiorno. Allora ragazzi, oggi sarà un video interessante e istruttivo, per questo ho bisogno di una spalla. Marco è un addestratore, nonché mio caro amico, nonché mio ex istruttore di capoeira do Portogallo. Quindi do Brasil. Do Brasil. E facevo un sacco di cose belle con lui. Quindi se questo video, così proprio d'amblè, arriva a 30.000 like, mi insegnerà a fare il salto mortale in un giorno. Federica, prova. Oggi però siamo qua per un altro motivo, perché Nika, qui presente, saluta, perfetto, sta diventando veramente molto molto monella e aveva bisogno per forza di una raddrizzata. Da solo purtroppo non avevo le conoscenze adatte per raddrizzarla, è appunto il mio primo cane, quindi ho chiesto aiuto a Marco. Abbiamo fatto un paio di lezioni, non sta andando male, oggi però vedremo qualche esercizio insieme. Facciamo vedere cosa abbiamo imparato, se mi fai fare brutta figura ti faccio diventare un chihuahua, anzi un carlino, ti schiaccio la testa. Poi vediamo che cos'altro vorrà insegnarmi il nostro maestro. Purtroppo abbiamo la mascherina per così non vedete tutte le mie espressioni intelligenti, però ce lo chiede l'Europa. Allora, Marco, sì? Da cosa vogliamo partire? Iniziare dal piede. Iniziamo dal piede, che sono le poche cose che ho. Piede statico e poi dinamico. Vorrei fare notare intanto la professionalità. Borsettina con i premietti dentro. Brava, esatto, lei ha sentito premietti subito. Ah, premietti, premietti. C'è anche la mia ragazza lì che sta imparando anche lei. Tu spiega che cos'è il piede e io lo faccio vedere. Ok. Come quando dobbiamo vendere dell'equipaggiamento sportivo. Il piede è un esercizio di condotta che vede il cane sempre alla nostra sinistra, in maniera tale da dargli una regola, e vede il cane che cammina insieme a noi e non tira a destra e a sinistra rischiando di farsi schiacciare. Cosa che è successa più volte e Federica l'aveva con me. Spero di che si senta bene, purtroppo la mascherina attutisce un po'. Seduta. Piede. Bravissima. Brava. Piede. Piede. Bravissima. Sì, brava Nika. Bravissima. Piede. Seduta. Brava. Sì, sì. Ottimo. Ottimo. La parte più bella è sicuramente il finale. Come sono andato intanto? E spiega che cosa ho fatto pure. Ok, vabbè, hai fatto un esercizio classico di condotta. È andato abbastanza bene. Lei ha risposto in maniera ottimale. Quindi io abbastanza bene, ma lei è ottimale. Già sì, partiamo sì, con sì. I favoritismi. Vabbè, sembri mia madre, ok? L'unica cosa è che oggi per te sarà un po' più difficile, perché qui ci sono mille odori. È un po' pazza. Sai benissimo che il cane si relaziona per un buon 80% con l'olfatto. Quindi certo, sarà lo sappiamo molto benissimo. Distratta. E infatti, come in questo caso, seduta. Brava. Mi guarda ragazzi come se fossi l'ultimo uomo sulla terra. Ed è così che volete che il vostro cane vi guardi. Così però che deve essere. Piede. Ricordati piede. Tutte le volte che il cane decide di intraprendere una direzione, tu vai dalla piede. Direzione opposta. Bravo, dille brava. Piede. Bravissima. Piede. Seduta. La seduta. Bravissima Nika, sì! Pezzo grosso per te, bravissima! E questa era la parte facile, quello su cui mi sono esercitato. Però ricordati che il piede finisce quando lo dici tu, non quando lo dice lei, altrimenti le sporchi l'esercizio. Intanto volevo far vedere anche la condotta di Federica. Mamma mia che allegra! I genitori sono due, genitore 1 e genitore 2. Ricordatevi però seduta. Che anche se c'è genitore 1 e genitore 2, tutte e due dovete avere lo stesso linguaggio e lo stesso atteggiamento col cane. Lo stesso atteggiamento! Poi il nostro Marco ci darà una doppia valutazione. Nika, vieni qua, genia mia. Fede. Un po' più in alta, un po' più in alto, scusami. Ascoltami. Addrizza la schiena, ok. Destra, bravissima. Non ti preoccupare, tranquilla. Ricordiamoci una cosa, se dovesse capitare di schiacciare il cane, perché può capitare di pestare le zampe al cane, mai rincuorarla, ovvero fare tesoro mio che è successo, perché in realtà anche se per noi è un modo per scusarci col cane, non facciamo altro che confermare questo stato d'animo di stress e di fastidio. Quindi in realtà valutiamo che il cane non si sia fatto nulla,
però la ripestiamo dopo. No, non la ripestiamo, cerchiamo di non farle troppe feste. Federica, intanto com'è andata? Scusami. Vieni qua. Allora, non è andata male. Non è andata male. L'unica cosa è che Nika faceva un po' il canguro. Questo perché Federica aveva una postura del corpo sbagliata. Ricordiamoci che la prossemica è fondamentale. Quindi questa postura verso il cane fa sì che il cane provi a saltellare un po' di più. Bisogna camminare come se stessimo facendo una passeggiata da soli. Mi sei caduta sulla prossemica comunque, sì. Io te l'ho detto sempre. Adesso faremo un esercizio che attiene alla disciplina, che è il fermo sulla posizione. Faremo il fermo sulla posizione dal seduto, quindi un esercizio che lei già conosce. Posso? Sì. Dirige l'orchestra Marco Matina, canta X Murri. Metti il cane sempre alla tua sinistra, seduta. Super brava. Da qui è molto distratta perché ci sono tantissime persone che corrono e per lei è un invito al gioco. Mano aperta, ferma, ferma, ferma. Super brava, bravissima, brava. Come vedi, il cane deve stare in quel preciso istante, deve stare ferma sulla posizione sulla quale l'hai lasciata tu. No, questo lo dovrei avere masterato. Prego. Come dice il nostro cameraman. Un saluto al cameraman che è Jumpitech comunque. Trovatevelo voi, uno youtuber che è un cameraman, a sua volta youtuber. Incredibile. Basta, silenzio! Ferma. Movimenti decisi, non troppo veloci. Ferma. Ferma. Bravissima, Nika! Ottimo. Bravissima. Ottimo. Ricordiamoci che il fermo sulla posizione è a 360 gradi. Ferma. 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 Ottimo, premia. Bravissima, Nika! Super! Bravissima, sì! Brava! Sollecitazione secca e non rudo e non rude verso la tua spalla destra, insieme dai il comando piede. Piede. Cazzo, devi parlare in italiano, però. Piede. Bravissima. Ecco. Ferma. 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 Ottimo. Ottimo. Bravissima. Complimenti. Quanto lo do? Bravissima. Bravissima. Ho detto un pugno in testa. Bravissima. Questo che avete appena fatto è uno degli esercizi di attenzione più difficili. Allora, intanto ragazzi, vi lancio un'altra sfida. Ah, lo prova anche Federica, certamente. Vi lancio intanto un'altra sfida. Se il video vi interessa, comunque, adesso scherzi a parte, potremmo fare anche un secondo episodio. Marco ovviamente è un addestratore professionista, quindi lo fa anche di lavoro, anzi lo fa di lavoro. Quindi il suo Instagram è sia qui che in descrizione. Se volete contattarlo per addestrare il vostro cane che vi mangia i mobili che avete comprato dopo tanti sacrifici, e non sto parlando assolutamente di un'esperienza personale, scrivetegli in direct. Mi mangia le pietre, alzi la mano. Alzi la zampa. Alzi la zampa. Mica non mangiare la telecamera. Piede. Bravissima, questa polpettina. Sì, non sono bipolare, però si fa così. Perché le devo marcare strettamente cosa è giusto e cosa è sbagliato. Io quando lei sbaglia sono rigido, quando lei fa bene sono molto morbido. Ed è così che deve essere. Ferma. Mettiti davanti a lei. Ferma. Ferma. Bravissima. Mettiti proprio a fianco. Ok, corretto. Ricordiamoci pure che è importantissimo la posizione sulla quale la premiamo. Deve essere sempre al fianco. Ferma. 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 Ottimo, bravissima. Complimenti. Devo dare punteggio pieno a entrambi. Punteggio pieno. Punteggio. Quindi entrambi. È diventata una sfida tra me e la mia ragazza. Abbastanza bene. Dai qua. Ok, e adesso entriamo nell'incognito, perché tutto il resto non lo so. Visto che tu mi dici sempre cosa vorresti allenare, non riesce a non prendere qualsiasi cosa cada a terra. Quindi dobbiamo cercare di non farle prendere la roba da terra, se no glielo concedo io. Ok, intanto tecnicamente se c'è qualcosa che è caduto per terra, lei non deve mai prenderlo. Esatto, sì. Perché non avendo discernimento etico tra il bene e il male, per il cane prendere qualcosa da terra o non prenderla è più o meno la stessa cosa. Quindi da terra mai. Se dovesse cadere qualcosa a terra e noi vogliamo dargliela, sempre dalla nostra mano. Solitamente si piazzano delle mini esche, delle piccole esche, dei pezzetti di wurstel in questo caso, per terra, in maniera tale da farla sbagliare, indurla in tentazione. Quando si avvicina al pezzetto di wurstel, darle una sollecitazione al guinzaglio e dirle no. No, questo è veramente quello più difficile per me, non ci sono mai riuscito. Allora, abbiamo messo dei premietti per farli vedere meglio a voi telespettatori carissimi su un sacchetto di plastica, in modo tale che si vedano meglio. Adesso il nostro scopo è quello di non far prendere i pezzetti di cibo per terra, perché potrebbero essere qualsiasi cosa. Per il cane non va bene. Piede. No, no, no. Bravissima. Piede. Ricordiamoci che l'attenzione del cane, come in questo momento, deve essere sempre su di noi. Sì. Prova ad andare al cibo. No. Bravissima.
in questo caso che ha fatto una cosa positiva, io la premio. No, no. Brava, bravissima. Brava. Lei è molto concentrata su questo mucchietto di würstel. Sì. Lo scopo dell'esercizio è non farglielo prendere in alcuna maniera. In alcuna maniera perché in questo caso è il würstel e noi sappiamo cos'è, da dove viene e cos'è. Però potrebbe essere veleno per topi o comunque esche di altro tipo, di altro genere. Ha due file di denti in basso, è normale questa cosa? Sì, sì, sì. I denti da latte. E quando cazzo li quelli definitivi? Poi quando quelli definitivi spingono quelli da latte e li fanno cadere. Il piede? Bravissima. Piede? No, no, no. Deciso? No. Bravissima. Bravissima. Okay. Ottimo. Bravissima, Nika. Brava. In questo momento le stai facendo capire che non può prendere quello che c'è lì. Quando lo fa, cioè quando non lo fa, tu la premi. Ok. Bellissima. Bella. Sono diventato un rincoglionito, ragazzi. Piede? Piede? No, no. Deciso? Bravissima. Bravissima, Nika. E continua a camminare. Piede? 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 Ottimo, non ti far tirare. No. Bravissima. Okay. Brava, Nikki, brava. Seduta. Chi è il cocker più bello di Palermo? Chi è? Chi è il più famoso? Questo lo puoi dire. Tu, sei tu. Guinzaglio morbido. Perfetto. Pronta? No. Bravissima. Brava. Oh, però meglio di te, cioè, io riuscito. Noi avremo anche molta più forza delle donne, ma le donne sono molto più sensibili rispetto a noi e tendenzialmente riescono a comunicare meglio le donne con i cani. Qua me la abbasso perché devi vedere proprio la mia faccia, le lacrime di sangue. Io direi che per oggi possa essere abbastanza. Abbiamo visto tre esercizi veramente importanti, sì, fondamentali. C'è del lavoro da fare, ma comunque da quando mi sono affidato a Marco noto veramente dei miglioramenti, soprattutto sulla tirata al guinzaglio, che è veramente una cosa stressantissima. Se volete un altro episodio con Marco dove vi faccio vedere degli altri trick, dove facciamo fare il salto mortale anche a Nika, lasciate un mi piace. Scrivete a Marco per farvi educare. Anche i bambini educa volendo. Sì. Tanto più o meno, diciamo, al guinzaglio, però è sempre comodo. Trovate, dipende. O la pettorina. No, la pettorina non si usa. Murri, devi mettere la pettorina al cane. In fase di accrescimento è consigliato non usare la pettorina. Vito. Dopo, se si vuole, anche sì. Però è pure una rottura di cazzo da mettere la pettorina. Io per capire come si mettesse ci ho messo tre quarti d'ora. Quindi lasciate un mi piace, Marco il link in descrizione. A 50.000 like, no, a 30.000 like abbiamo detto salto mortale. Perché voglio tornare. Oh, quanto ero forte a fare le capriole, però. Bravo, molto bravo. Ma la spirughiavo. Una promessa. Una promessa. Non mantenuta, ma non mantenuta. Ah, io ero una promessa. Sì, 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 non mantenuta, purtroppo, come tutto nella mia vita. Al prossimo video.